Incendi e siccità sono i temi all'ordine del giorno della politica e delle istituzioni. I roghi di questi giorni, complice tra le altre cause la siccità che sta attanagliando le campagne, hanno riportato in auge la necessità di un più razionale sfruttamento delle risorse idriche. L'Ordine dei geologi della Sardegna, da tempo impegnato a studiare soluzioni sostenibili e strategiche sul potenziale utilizzo delle acque sotterranee come risorsa fondamentale per l'approvvigionamento idrico, ha incontrato l'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu con l'obiettivo di avere dati quanto più possibile reali sulla disponibilità delle risorse e sapere quali sono nel breve, medio e lungo termine i progetti che la regione sta strutturando per mitigare una crisi come quella che stiamo vivendo in questi mesi. Diciamo che siamo trovati in una situazione nella quale probabilmente le scelte non erano tante sul tavolo. Una di quelle che noi avevamo da tempo prospettato era chiaramente l'utilizzo delle acque sotterranee. Utilizzare le acque sotterranee non è una cosa che in qualche modo può essere fatta senza però una corretta, pianificazione, studio della risorsa che è disponibile. Questo oggi lo si sta facendo. Noi chiediamo maggiori risorse affinché questi studi possano essere ancora più, come dire, efficaci e riguardanti tutto l'ambito regionale. Boneddu pone anche il problema degli emungimenti e dell'uso incontrollato di pozzi e sorgenti senza un'adeguata valutazione tecnica. Abbiamo un importante dato dell'abusivismo nell'ambito dei punti di emungimento. Ecco, questo credo che oggi meriti una riflessione. In qualche modo, per il prossimo futuro, nel medio e lungo termine, credo che questo dato non sia accettabile. Credo che in qualche modo bisogna trovare appunto delle soluzioni concertate e certamente anche un quadro sulla norma di settore che sia un po' più armonico e tagliato in qualche modo anche alle esigenze che il territorio sta affrontando in questi mesi. L'Ordine dei geologi della Sardegna ribadisce ancora una volta che una soluzione al problema non può ricercarsi in soluzioni improvvisate ed estemporanee condizionate dall'emergenza, ma in studi programmati che consentano di governare l'utilizzo della risorsa idrica in maniera adeguata.